è ormai un anno che noi abbiamo visto esplodere il problema serissimo della pressione russa sull'Ucraina, della crisi di un precedente equilibrio politico in Ucraina, dell'aprirsi anche di una nuova prospettiva di sviluppo democratico in quel paese, ma pagando prezzi molto elevati per le distruzioni e per le vittime che hanno caratterizzato gli scontri con formazioni perfino irregolari, finanziate, comunque sostenute da un paese come la Russia, che dovrebbe avere piena coscienza di un suo ruolo costruttivo, di un suo ruolo importante ma rispettoso delle regole, e la prima delle regole è quella che noi riteniamo debba essere oggi affermata a tutela dell'Ucraina, la regola cioè del pieno rispetto della integrità territoriale e statuale e della indipendenza di ogni paese democratico come l'Ucraina. Contiamo di realizzare il massimo di solidarietà e di sforzo comune per dare una soluzione politica al problema dell'Ucraina e ad altri problemi consimili che in quella stessa area potranno aprirsi. Noi vogliamo naturalmente delle soluzioni pacifiche e anche delle soluzioni che consentano una collaborazione tra la Federazione Russa e l'Europa, ma le condizioni per questa collaborazione passano attraverso una reale soluzione rispettosa dei diritti dell'Ucraina e rispettosa del ruolo dell'Unione Europea in quell'area. Grazie.